Egli si stupiva di quell'ignoto potere che convergeva in lui, abolendo i confini della persona particolare e conferendo alla voce solitaria la pienezza di un coro. Tale era dunque la tregua misteriosa che la rivelazione della bellezza poteva dare all'esistenza quotidiana delle moltitudini affannate. Tale era la misteriosa volontà che poteva investire il poeta nell'atto di rispondere all'anima innumerevole, interrogante intorno al valore della vita e agognante a sollevarsi pur una volta verso l'idea eterna. Era il sommo beneficio della bellezza rivelata, era la vittoria dell'arte liberatrice sulle miserie e sulle inquietudini e sui tedi dei giorni comuni. Era il felice intervallo in cui cessano le fitte del dolore e del bisogno e sembrano aprirsi lentamente le chiuse mani del destino. Né verso soltanto quella moltitudine, ma verso infinite moltitudini andò il suo pensiero. E le evocò, addensate in profondi teatri, dominate da un'idea di verità e di bellezza, mute, intente, dinanzi al grande arco scenico, aperto su tutta una meravigliosa trasfigurazione della vita, o frenetiche, sotto il repentino splendore irradiato da una parola immortale. E il sogno di un'arte più alta, levandosi lui anche una volta, gli dimostrò gli uomini nuovamente presi di riverenza verso i poeti, come verso coloro i quali potevano soli interrompere per qualche attimo l'angoscia umana, placare la sete, largire l'oblio.